il rampollo di casa Agnelli al Corriere della Sera. Ho amato solo due donne, Martina Stella e Bianca Brandolini. Mio fratello John è il mio migliore amico. Lapo El Khan si racconta in una lunga intervista sul Corriere della Sera. Il rampollo di casa Agnelli si lascia andare in un flusso di ricordi tra i suoi unici due veri amori, quelli con Martina Stella e Bianca Brandolini Tata, e i suoi momenti più bui, che lo hanno portato all'abuso di sostanze stupefacenti. Io sono luce e oscurità, quest'ultima mi ha portato alla cocaina. Pensavo fosse glam, invece è da sfigato. Mi sono fatto male, e ho fatto male. L'imprenditore parla anche di chi lo ha aiutato a staccarsi dalla dipendenza dalle droghe. Le droghe sono il peggior amico, che tu possa avere, perché ti allontanano da tutto. Con loro ho combattuto battaglie terribili, e ho ottenuto la più grande vittoria della mia vita. Ho incontrato medici geniali, Lorenza Bolzani e Gallimberti e Bonci, italiani per l'appunto, che hanno inventato un sistema chiamato TMS, che agisce sul cervello e allontana la voglia. Nell'intervista El Khan parla anche del rapporto con suo fratello John. È il mio migliore amico, dice. E guardando alla sua infanzia i pensieri ricadono sul periodo difficile trascorso in collegio. Ho odiato la mia infanzia, ho amato solo il periodo trascorso in Brasile. Poi l'orrido collegio. In quel collegio Lapo ha dichiarato di aver subito violenze. L'umiliazione di essere abusato ti porta a nasconderlo. Ti senti colpevole perché è successo. È una violenza incommensurabile, che ti trascina nel meccanismo di autodistruzione. Canne, alcol, cocaina, prostitute per non sentire il dolore dentro. Solo squallore e tristezza. E nella sua vita un altro grande dolore, la perdita del suo migliore amico. Ne parlavo con il mio migliore amico Thomas, che si è ucciso. Aveva avuto un problema come il mio e non lo ha mai affrontato. Io, nella disperazione, ho voluto combattere, senza mollare tra le persone, che hanno provato a farlo uscire dal buio. Anche l'attrice Martina Stella, sua compagna fino al settembre 2005. Martina l'ho amata alla follia. Adesso è una carissima amica e sono contenta di vederla felice sposata e con figli. Lo merita. E sono stato anche molto innamorato di Bianca Brandolini Dada, coppia fissa dal 2008 al gennaio 2010. Con loro ho costruito e distrutto. Martina è stata la prima che ha cercato di farmi uscire dalle sostanze, ma avevo paura di legarmi per la mia diffidenza con le donne, dovuta forse al rapporto non facile con mia madre.